quella danza di coppia mi ricorda il legame, che la materia oscura crea il legame, mi ricorda il ritorno di queste due meccaniche, di queste due masse quando riescono a mettersi insieme. L'incastro che la danza di coppia crea è un incastro paradossale, unico, meraviglioso, sorprendente, come sono le danze di Fred e Ginger, quando ballano insieme dici wow, come fanno a incastrarsi in quel modo? Se la materia oscura crea legame, se la danza di coppia crea ritorno, unione, l'averla scelta è perché per me parla dell'essere umano, parla della relazione, parla del tentativo di comunicare, parla del tentativo di dirsi ci siamo, siamo insieme. Poi il cappello che viene messo sopra, il vestito che indossano, infatti per questo noi gliel'abbiamo tolto, il vestito da Fred e Ginger, l'idea romantica che ha, ma in quanto scienza, in quanto possibilità di ricongiungersi e di stare insieme in una tecnica sorprendente. E al di là delle gare, al di là dei numeri, al di là dei movimenti, la danza di coppia è qualcosa che ha a che fare con un'origine anche proprio un po' antica. Così, la parola in uno spettacolo di danza è sempre un enigma, è qualcosa che ci terrorizza, almeno nel lavoro con Alessio siamo sempre molto spaventati dall'ingresso della parola e quindi cerchiamo sempre di essere delicati, anche perché c'è il corpo che parla. Drammaturgia è tutto, ci sono i corpi dei danzatori che scrivono, quindi gran parte del testo è scritto dalla danza e la parola cerca di entrare in maniera appunto molto organica con il resto, ma drammaturgia poi anche il suono e anche, infatti abbiamo fatto un copione fatto su colonne in cui la drammaturgia è tutto, è anche le luci, come entrano, cosa raccontano, ovviamente tutto il discorso sonoro e anche gli elementi scenografici, tutto è una composizione, come se fosse tutto su un grande spartito. Quindi... Perché venire a vedere uno spettacolo di danza? Perché la danza, come dice la voce nel nostro spettacolo, sei tu, in uno slogan, perché il tuo corpo è l'unica cosa che davvero hai. E ballare sotto la doccia e muoversi quando si è arrabbiati o felici in maniera frenetica o agitata è l'unico modo reale a volte di riconnettersi con ciò che fisicamente realmente abbiamo e ci è stato dato, ed è un nemico ed è un amico, e la danza è un modo di richiamare all'attenzione questo corpo che abbiamo, e riuscire a vedere dei danzatori che danzano in un certo qual modo secondo me può essere un regalo ad immaginare che quel corpo sei anche tu e che non è sbagliato.